Benvenuti in Piemonte, nel Roero, in provincia di Cuneo. Quello alle mie spalle è il castello di Monteuroero e queste sono le vigne di questa terra meravigliosa. Io sono Luca Iaccarino e questo è The Wine Side of Italy. Sono in giro per l'Italia alla scoperta dei vitigni autoctoni meno conosciuti ma più caratteristici. E oggi voglio scoprire il Roero Arneis, un vitigno a bacca bianca radicatamente locale. E visto che sono un critico enogastronomico, penso che non ci sia posto migliore per provare un vino che un'osteria, la culla della cucina italiana. Sono a Frazione Sangrato di Monteuroero. All'osteria dovrebbero mancare pochi tornanti. Eccola qua. Ciao Andrea. Ciao Luca, ben arrivato nel Roero. Grazie mille, un grande piacere, un posto meraviglioso. Dagli inizi degli anni 90 la mia famiglia acquistò questo locale, poi successivamente passò mio padre e adesso sono io a gestirla. Fate cucina tradizionale di territorio? Certamente, facciamo solo con materie prime di ottima qualità e ingredienti soprattutto locali. Bellissimo, e tu sai perché io sono qua, vero? Certamente, vieni con me. Luca, ti presento Andrea Dali dell'Associazione Italiana Sommelier. Andrea, Luca. Piacere. Piacere mio. Bene, io vado in cucina a prepararvi qualcosa. A dopo. Ci vediamo dopo. Grazie. Andrea, l'Arneis è il vitigno tipico del Roero, questa zona, è una storia molto antica. Decisamente sì, l'Arneis è parte dell'anima profonda di questo territorio. Dal punto di vista della storia, il documento a cui si risale ufficialmente per la prima citazione è il 1478. È un documento testamentario in cui ritroviamo la menzione di un luogo che sarebbe una vigna Reneisium. Successivamente da Reneisium andiamo a Renexi, Ornesio e finalmente all'inizio del Settecento nei documenti compare Arneis. È una storia molto lunga che però non ha avuto sempre fortuna, a un certo punto era un po' scomparso. Nel 600 abbiamo dei documenti che ci dicono che veniva vinificato a parte, come anche il moscato, rispetto alle altre uve bianche o nere che non venivano neanche citate nel loro nome. Questo ci racconta quanto fossero importanti. A inizio 900 l'Arneis comincia a scomparire. Il Roero si popola di pescicoltura e diventa un luogo importante per l'agricoltura piemontese, ma in un certo modo l'Arneis scompare. Arriviamo alla fine degli anni 60 e ci sono solo più qualche filare in qualche vigna, ma l'Arneis possiamo dire non è più prodotto in quegli anni con regolarità. Poi però dagli anni 60 del Novecento ha una nuova giovinezza, rifiorisce. In quegli anni accade qualcosa di importante. I produttori del territorio sono alla ricerca di un'uva bianca locale che possa completare quella che è l'offerta del vino piemontese e di quest'area. Sono anche gli anni in cui c'è la necessità di un vino bianco secco. La tecnologia di vinificazione di quegli anni ci aiuta perché finalmente arrivano in cantina lentamente i contenitori di acciaio che consentono di controllare la temperatura e quindi poter vinificare i bianchi mantenendo la freschezza, evitando l'ossidazione. Questo è importante. In questo contesto nasce la riscoperta dell'Arneis e alcuni viticoltori, alcuni produttori sono lungimiranti. Questo produce un nuovo successo dell'Arneis in Italia. Ma come sai, il progetto True Italian Taste del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale vuole promuovere i prodotti italiani all'estero attraverso l'azione delle Camere di Commercio italiane all'estero. Ecco, l'Arneis comincia ad avere anche una risonanza negli altri paesi? Oggi, per quanto riguarda l'Arneis, stiamo parlando di 6 milioni e mezzo, 7 di bottiglie, di cui il 60% prende la strada dell'estero. Questo grazie a uno sforzo importante negli ultimi anni, fatto dai consorzi e dai produttori, per rendere l'Arneis un vino che possa affrontare quello che è la sfida del mercato internazionale. Prima, Andrea, mi raccontavi delle caratteristiche dell'Arneis. Prima di tutto parliamo dei terreni sui quali cresce. La caratteristica dei terreni del Roero e dell'area d'elezione dell'Arneis è quella di avere un'alta componente sabbiosa.
questo paesaggio rientra nel patrimonio UNESCO, come tu sai, e la caratteristica del Roero si differenzia proprio per questa presenza delle sabbie, che conferisce peraltro al vino, all'Arneis, delle caratteristiche uniche, perché questo vitigno riesce a restituire in termini di freschezza e soprattutto di sapidità queste condizioni del suolo su cui cresce. Abbiamo parlato di caratteristiche uniche, Andrea, tu sei dell'Associazione Italiana Sommelier, AIS. Chi meglio di te mi può guidare in una degustazione? Volentieri. L'Arneis ci regala sempre questo giallo paglierino di bella intensità con dei riflessi cristallini. In questo caso abbiamo delle note verdoline perché è un vino giovane. Mi hai parlato del colore, della vista, ma dal punto di vista dei profumi? Il profilo olfattivo dell'Arneis è sempre generoso e al tempo stesso delicato. I riferimenti sono alla frutta, a polpa bianca, ma di buon riferimento zuccherino. Poi abbiamo dei sentori floreali molto aperti, molto eleganti. In questo caso cogliamo la gioventù con qualche nota leggermente erbacea e poi un finale che ci riporta all'idea della mandorla. È arrivato il momento che preferisco, quello dell'assaggio. Ecco, senti, come dicevamo prima, in bocca la nota dominante è questa sapidità, quasi una salinità che avvertiamo sulle labbra. Ed è questo aspetto che caratterizza l'espressione dell'Arneis, principalmente nei terreni sabbiosi del Roero. Per il resto apprezzi la morbidezza di questo vino, il suo equilibrio molto delicato, che lo rende effettivamente molto versatile anche nell'abbinamento. Hai parlato di versatilità, siamo in un'osteria, con cosa lo abbineresti? Beh, c'è innanzitutto la gastronomia locale, i piatti locali, penso al coniglio con l'Arneis, in cui addirittura il vino entra nella preparazione del cibo. Poi questa versatilità va bene con gran parte degli antipasti caratteristici del territorio e del Piemonte, quindi il vitello tonnato, ma è anche interessante con alcuni prodotti come i formaggi ad esempio caprini, quindi con formaggi freschi non troppo evoluti. L'ultima frontiera e l'ultima sfida è quella della cucina internazionale, perché le cucine fusion con le loro speziature sono particolarmente interessanti nell'abbinamento con un bianco che non ha un'acidità molto elevata e quindi riesce a contenere queste sensazioni con una bella morbidezza. Hai detto vitello tonnato, una delle mie grandi passioni. Vediamo se Andrea ci ha preparato qualcosa, cosa dici? D'accordo. Cheers! Oh, questo è il Piemonte che piace a me. Quella lì la conosco, è Fassona, si riconosce. Assolutamente, con il suo vitello tonnato, i funghi fritti e ovviamente i tartufi perché siamo in piena stagione e la tonda gentile delle langhe. Che è proprio il prodotto tipico. Senti, questo è il momento che mi piace di più, quindi se mi permettete, Andrea, vorrei fare un selfie. Venite accanto a me con l'Arneis a Roero. Cheers! Grazie per la fotografia, adesso mi è venuta una gran voglia di visitare la vigna, quindi andrò tra i filari. Possiamo fare un brindisi? Certo. All'Arneis. All'Arneis. Questa è la terra del Roero Arneis, è appena stato vendemmiato. Un prodotto autoctono, autentico, proprio quei prodotti che il progetto True Italian Taste valorizza e protegge in Italia e nel mondo grazie alla collaborazione con le camere di commercio italiane all'estero. Noi ci vediamo in un altro vitigno, in un'altra regione d'Italia per The Wine Side of Italy.